Esatto, è solo così. Buonasera, buonasera, grazie. Grazie, fate, fate. Questo applauso è come gli amici da fiducia, non abbiamo ancora fatto nulla. Per verità, però, fanno sicuramente piacere. Grazie. Grazie e benvenuti a questa selezione di Miss Italia che si inserisce nella 34esima edizione della festa del radicchio rosso IGP. Prima selezione ufficiale per la Regione Veneto della 81esima edizione di Miss Italia. Quindi un appuntamento importantissimo per noi, per la nostra regione e ovviamente per queste bellissime ragazze che sono corsa questa serata. Sono tante, quindi difficile e alto sarà il compito della giuria, però come abbiamo detto alle ragazze del briefing, è la prima selezione e il percorso sarà molto molto lungo per arrivare alle prossime selezioni, alle finali regionali, alla finale di Veneto e poi ovviamente alcune di loro sicuramente arriveranno alle prefinali nazionali e poi chissà, chissà che potranno intraprendere la bellissima carriera che sta continuando di Carolina Stramale, la nostra Miss Italia, alla quale rivolgeremo tanto perché oggi soffriamo. E quindi da Bossom mandiamo gli auguri alla nostra Miss Italia che sta rappresentando al meglio quello che è il nostro concorso. Bene, questa sera è una serata, la selezione che facciamo qui allo Bossom è sempre molto atipica, perché per motivi organizzativi e tecnici, definiamoli così, noi la giuria la riuniamo subito proprio inizio serata. Quindi adesso le ragazze sono prontissime con il body per ovviamente farsi vedere dalla nostra giuria e poi ci sarà una pausa dove potrete cenare, lo spettacolo continuerà più tardi dove vedremo poi le ragazze sfilare nuovamente, ma questo per loro sarà un momento molto importante. Un momento importante che conosce bene la ragazza che ho il piacere di presentare tra qualche istante su questo palcoscenico, perché lei le giurie le ha vissuto l'esperienza di Miss Italia e l'ha portata in alto, visto che la nostra Miss Veneto in carica è Elisa Chietin. Allora, come quella ritrovarsi in un camerino con tante ragazze presenti, rivivere quell'emozione? È bellissimo, parlavo prima con loro e per me è davvero un'esperienza, una nuova esperienza e è come, cioè è strano perché io sono delle emozioni totalmente nuove ma altrettanto forti e vederle tutte agitate che non sanno oddio cosa faccio è più bello. Grazie anche agli organizzatori della festa ovviamente che ci hanno chiesto mai vita, ma Elisa arriva anche perché sei una davvero una grande rappresentante del nostro concorso in regione, perché stai andando a tanti eventi e so che stai riprendendo le tue soddisfazioni meritate. Tu hai avuto la fortuna poi di affrontare la diretta televisiva su Rai 1, quindi quei 20 giorni sicuramente indimenticabili che si sono divisi tra il museo M9 di Mestre e poi la finale di Jesolo. Cosa ricordi di quelle giornate e di quella finale in diretta su Rai 1? Ricordo, oddio, penso a tanta gioia, tanta, ogni giorno era qualcosa di nuovo, perché comunque se si viene, cioè siamo stati raccontati in un mondo completamente nuovo, i ritmi che non erano nostri, ma era una novità che ti dava tanta, tanta energia, nonostante dormiva poco, però vivevi di felicità davvero. Grazie, fai la passarella tutta tua, ti puoi accomodare in giuria. Elisa, ci tengo a precisare, non vota, è ospite della giuria, insomma la Miss Italia, la Miss Veneto in carica in questa 81esima edizione di Miss Italia, come succede per la scelta dell'agenzia Monashow.it, giustamente decide così, le Miss non votano, le Miss in carica, perché comunque, tra l'altro ci sono delle ragazze che stanno si presentano, chi le devo conoscere, quindi come dicevo scherzavo in camerino, se la vedete su in giuria lei non c'entra nulla, qualsiasi sia il risultato, lei è come ospite. Bene, allora, siete pronte ragazze, guardate che voi aprite ufficialmente le selezioni di Miss Italia in Veneto e quindi facciamo un applauso per tutte loro, eccole! Yeah.
entrare. La presentazione avverrà chiamando le ragazze a gruppi di 4. Quindi le ragazze si posizionano al centro, scendono le scale, si schierano qui e poi sfideranno in passerella. Siete pronte? Prego le prime 4. Dalla 1 alla 4. 1, 2, 3, 4. Maria Vittoria, concorrente numero 1, 19 anni di Monte Belluna, studentessa in ragioneria, Maria Vittoria apre ufficialmente le serate di visitare di Veneto. Jenny, la concorrente numero 2, 9 anni di Chianti, la provincia di Vicenza. Poi dare il via a andiamo con Asia, concorrente numero 4. Asia, 17 anni, arriva da Jesolo, la barista. Siamo intanto Maria Vittoria numero 1, Jenny numero 2, Carolina numero 3, Asia numero 4. Grazie, potete entrare e prontissime a scendere dalle scale. Iniziamo con la numero 5, Alessia. 20 anni di Selva del Montello, lavora con l'azienda di spedizione. Concorrente numero 7, 23 anni, al Lido di Venezia, lei va a commessa. Per questo gruppo è Ludovica, concorrente numero 8, 20 anni di Cavallino Cacotti, studentessa alla conservazione e gestione dei beni culturali a Capo Scalivarezzi.
7 Gaia, numero 8, Ludovica, grazie. Potete rientrare. Prontissima, numero 9, 10, 11 e 12.
Sala. Una sala
sarà un po' tipica nella struttura della serata, perché abbiamo deciso, anche per come è successo l'anno scorso, dalla possibilità ai nostri ospiti poi della giuria di poter accedere alla cena di gala, di vedere le ragazze con tutta calma, prima come succede in questa occasione è la finale di Misfere, dove addirittura la giuria vede le ragazze le concorrenti del pomeriggio. E quindi noi vi ringraziamo per essere qui con noi, però restate qui fino alla fine, ma volevo ringraziarvi, iniziando da Antonella Di Asetto, grazie, Cristina Zago, Lucina Soliso, Simone Moima, poi abbiamo Giorgia D'Agostini, Stefano Regola, Alessio Verna, Antonio Pietieri e Roberta Tonello. Grazie per aver accettato l'invito da parte dell'organizzazione di far parte della giuria, che è una cosa sempre molto molto complicata, però visto i risultati che raggiungiamo in mezzo a questi anni, quest'anno abbiamo portato a casa anche il titolo di Miss Sorriso, la terza classificata con la Serra di Fernando, insomma, le giurie di Miss Italia in merito direi che alla fine del percorso riescono a trovare sempre bene, e questo ci fa piacere anche grazie a queste ragazze straordinarie che ci vengono a trovare tutte le serate, e questa sera è una bella sorpresa del topo, ma credo che sono tantissime per una prima selezione, ma credo sia un bel premio anche per lo staff che organizza tutto questo, quindi grazie davvero a queste ragazze e ai loro genitori, perché questa sera poi comincio un bel percorso con tutti quanti, anche per loro, mi auguro. Poi vorrei fare un altro ringraziamento agli amici di D-Match, appunto questa struttura dedicata alle nostre acconciature, alle vostre acconciature. Qui abbiamo un grande rappresentante, uno dei protagonisti, tra l'altro alla finale di Miss Italia quest'anno, che è il Salone Daniel di Cisonti Martini, con noi Daniel Toscana. Grazie Daniel, perché è riuscito a rispettare i tempi in maniera impeccabile, dando il tocco a tutte le ragazze presenti questa sera. Quindi grazie, non è facile, perché noi abbiamo deposto le armi, quella del 20 agosto, Paolo, la finale di Miss Veneto. Poi ci siamo fermati qualche mese e riprendere, cioè da riprendere i ritmi, però non possiamo non far vedere le 28 candidate questa sera. Eccole qui tutte insieme di nuovo in una sfilata, in una passerella, per prendere il vostro applauso. Aspetta che mi faccio da parte, perché ho capito il giro che devo fare. E quindi mi metto nell'angolino e non in braccio. Eccole qui, ricordiamole ancora una volta. Maria componente numero 1, Jenny numero 2, Carolina numero 3, Alza numero 4, Alessia numero 5, Amalia numero 6, Dalia numero 7, Ludovica numero 8, Chiara numero 9, e poi vediamo con il numero 10 Beatrice, con il numero 11 Alice, e poi vediamo il numero 12 che è Michelle, il numero 13 Asia, e continuiamo ancora con il numero 14 Marlene, il numero 15 Francesca, il numero 16 Susanna, poi andiamo a Greta che ha il numero 17, arriviamo al numero 18, il numero 19, 20 Lisa, e poi Nicole con il numero 21, numero 22 Sabrina, numero 23 Giorgio, numero 24 Anna, e continuiamo ancora con Maria che ha il numero 25, e Lisa con il numero 26, Pamela numero 27 e Nicole con il numero 28. Eccole qui, facciamo un bel applauso a tutte loro. E che ci sono alcune ragazze che abbiamo, dico la verità, ne parlavamo prima, il cannellino, rivediamo anche quest'anno, e questo ci fa molto piacere, perché quando poi una ragazza torna a trovarti l'anno dopo, mi partecipa, credo che per gli organizzatori sia il premio più bello in assoluto, vuol dire che insomma si è creato un bel rapporto. Ci sono altre ragazze invece magari la prima volta che tornano con una passerella, e il bello di visitare questo è proprio riunire queste ragazze che hanno voglia di per una serata di sfilare in fondo a questo marchio che fa parte della nostra storia, del costume del nostro paese. Poi chiedetevi per tutte le nostre 28 concorrenti, ma io ripeto un po' quello che ho detto prima, perché ci sono gli amici che si sono aggiunti. Noi questa sera, anche quest'anno, abbiamo qui questa bellissima occasione di questa 34esima edizione della festa delle radici, come vedete alle mie spalle, occhio rosso IGP, Tosson Treviso. Io per questo vorrei ringraziare il Comune e anche l'Associazione dei Conduttori. Facciamo un bel applauso per loro. Poi vi conosceremo nel corso della serata, perché sono stati così gentili di darci l'opportunità anche quest'anno di aprire qui ufficialmente le selezioni di Miss Italia in Veneto. E quindi una bella opportunità per noi in un contesto prestigioso come questa cena di gala, proprio con degli chef che si incontrano in questa città per far assaggiare le loro preparatezze. Chef che arrivano da tante tante città d'Italia, quindi per avere un appuntamento molto molto importante.
noi siamo qui appunto pronti per presentare queste ragazze che hanno già fatto un passaggio in giuria all'inizio della serata, proprio per la tipologia di evento di questa sera. Adesso le rivediamo tutte insieme e le ripresenteremo. Vai con le ragazze. Bellissime, avete visto i concorrenti, però adesso li metto da parte in un angolino e le conosceremo una a una. Come avviene? Le ragazze usciranno in gruppi di 4, poi si posizioneranno al centro del parco, scenderanno e sfideranno tra voi questa passerella. E quindi ne andiamo a conoscere una a una, in attesa ovviamente del momento delle premiazioni, dove le conosceremo a nome delle 6 vincitrici e soprattutto ricordando che le prime 2 classificate questa sera accederanno di diritto alle finali regionali per le Miss Italia. Significa che questa sera avremo già il nome di una finalista regionale e quindi posso garantire che loro sarà un momento molto molto importante. Siamo pronti con le prime 4 concorrenti, prego! Qualche secondo per la foto dei nostri operatori video ovviamente. Potete scendere, grazie. Io da un po' al via qui perché vedo che le persone non si danno con la roba che so quando possiamo dare un ok. Le prime 4 concorrenti. Apre con il numero 1 Maria Vittoria. Numero 2, 19 anni, Fiacco, parrucchiere.
pazienza di spedizione. Quindi Amalia Monarosselli, 18 anni, di Verona, studentessa di moda. Numero 7, lei è Gaia. Quindi abbiamo Ludo Pica, che concorre con il numero 8, 20 anni, di Cavallino Treporti, studentessa in conservazione e gestione dei beni culturali della Ca' Fosca di Venezia. Stop it.
di Monte Verona Parigi. Detto di Marlene che avevo detto che era mancata il palotto. Nel gruppo Susanna, sono Corretto numero 16, 18 anni di Guadiano Veneto, studentessa dell'Istituto Turistico. Conoscere la concorrente numero 17, lei è Greta. Ha 19 anni, arriva da Foligno, studentessa dell'Istituto di Estetica. Concorrente numero 17. Andiamo con Arianna, numero 18, 18 anni di Martellato, studentessa dell'Istituto Alberghiero. E la novità arriva con corretto numero 19, a 19 anni arriva a sua parte del mondo e fa la palestra. E la volta di Lisa con corretto numero 20, 19 anni di Padova, studentessa di mediazione culturale. Iniziamo con Nicole, con corretto numero 21. 17 anni di San Pietro di Pesaro. Thank you.
Pamela, 29 anni di schio. Paola Pamela, 27 Pamela. Potreste essere una di voi a indossare questa fascia, perché no? Tutto questo, Elisa, hai cominciato
noi, qual è stato il tuo percorso lo scorso anno? Allora, il mio percorso è stato un po' breve, molto solito, nel senso che io ho fatto la penultima, forse l'ultima selezione con Miss Trento e è andata bene la prima selezione provinciale, la settimana dopo ho fatto la regionale, è andata bene, avevo vinto il titolo di Miss Eleganza e dopo esattamente proprio un mese dopo, sempre il 20 agosto, sono stata eletta Miss Veneto, quindi è stata una cosa molto breve e indolore che mi ha dato tantissime soddisfazioni in realtà. Bellissimo durante la finale. Senti, ci vediamo dopo con le premiazioni? Dai, ci vediamo in Italia, facciamo rientrare tutte le ragazze, potete rientrare in camerino, prego. Sì, anche se non vedete più un importo, vai, rientra pure la numero 28 che arriva il momento delle premiazioni. Allora, nell'attesa abbiamo la cultura delle motori, Gianni Sax Live, e quindi io ovviamente mi chiedo di fare due pezzi, ma prima vorrei fare due ringraziamenti a due amici partner di Miss Italia, che sono Rocchetta, l'acqua della salute e della bellezza, e gli amici di Imash per le vostre acconciature, per tutti quelli che sono i migliori trattamenti, quelli anche più all'avanguardia, rivolgetevi agli acconciatori di Imash. Noi questa sera abbiamo con noi Daniel Toscani di Salone Dani di Cison di Valmarino, che rappresenta Imash, è uno di quegli acconciatori che vi danno i servizi di Imash, che questa sera è stato così gentile da dedicare il suo pomeriggio, la sua serata alle nostre concorrenti, perché gli acconciatori di Imash scegliono sempre a rispettare quelli che sono i tempi di uno spettacolo, che sono sempre un po' più complicati, però grazie Daniel per aver aperto il tuo stato. Bene, io direi che siamo quasi pronti a questo punto, io sto cercando con lo sguardo Paola Rizzotti che ha coloro che poi premieranno, perché a questo punto Paola mi confermi che possiamo andare. Eccole tutte le candidate al titolo di Miss Fiori d'Inverno Tosson di Casera, eccole qui tutte le top delle nostre candidate. Lo meritate. Bene,
E adesso arriva il momento delle premiazioni. Questa sera abbiamo un titolo in più che viene assegnato perché c'è il titolo di Miss Mascotte. Io vorrei il presidente dei produttori, Raimondo Dotta, sul palco. Ci posso? Buonasera. Buonasera a lei innanzitutto. Grazie, un saluto. Sì, un benvenuto per questa edizione, la seconda che noi proponiamo qui in questa serata magnifica che abbiamo detto di gala, proprio per alzare la qualità del nostro servizio nell'ambito della promozione del territorio della Liquirola sullo Son. E sono veramente contento di trovare una così grande, massiccia partecipazione a questo evento che veramente ci entusiasma per andare avanti sempre in questo modo. Grazie quindi a tutti voi, grazie a chi ha organizzato questo evento e grazie a chi ha partecipato. Grazie, grazie a voi. Bene, il titolo di Miss Mascotte va alla concorrente numero Rudy Valfascia 21, Nicole Parano di San Pietro di Veneto. Dov'è la numero 21? Un applauso per lei ed ecco la fascia di Miss Mascotte. Miss Mascotte è la fascia che viene assegnata alle ragazze che hanno 17 anni e compiranno 18 anni l'anno prossimo, quindi non possono dire quest'anno al titolo, dovranno farlo l'anno prossimo, però si aggiudicano questo titolo, il titolo riservato proprio alle ragazze che hanno 17 anni, quindi è un titolo comunque importante perché è creato appositamente per loro. Adesso invece andiamo nella classifica, partiamo dalla sesta classificata, c'è il sindaco? Già raggiunto il sindaco? Ah, ok, faccio la stessa. Allora andiamo avanti con Raimondo? Andiamo avanti con... allora io mi sposto, scusate, io sto qua direttamente. Sesta classificata! È la concorrente numero 9, Chiara Trincanato! Eccola! Campagna Lupia! Sesta classificata, concorrente numero 9! Andiamo a vedere chi arriva a premiare, è bellissimo la premiazione, che cosa? E improvvisiamo per qualcuno, anche a tutti, qualcuno le premiazioni. Chi viene a premiare la vita classificata? Vita sindaco, prego, Renzo Carresto. Vita classificata. Signor sindaco, una battuta da parte sua. Grazie a tutti, sono orgoglioso, forse lo vedete, perché naturalmente vedere una manifestazione così che l'anno scorso naturalmente l'abbiamo inventata ed è una cosa meravigliosa per l'amministrazione comunale, per l'associazione, per i produttori naturalmente, ma soprattutto per tutto lo staff e i volontari che ci lavorano in questa manifestazione. Mi tengo in forma quest'estate, mi sa che i palchi sono tutti così, mi tengo in forma. Quinta classificata, la concorrente numero 3, che lo ripetiamo qua di Bianco Vicenza, è lei la concorrente numero 3. Il titolo di Miss B-Match che viene assegnato alla quarta classificata sarà assegnato proprio da Daniel Toscani che abbiamo ringraziato per il salone di B-Match. Eccolo qui, prego Daniel. Si può accomodare al centro del palco. Quarta classificata, Miss B-Match qui al Boston di Casiere, la concorrente numero 14, Manuele Bianco di Roncale. Numero 27, Pamela Grotto di Schio, provincia di Vicenza.
al titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Ammessa alle finali regionali in merito di Miss Italia la concorrente numero 6, Amalia Pereira di Verona. È lei! E a questo punto io vorrei sul palco però anche la Miss Veneto, la nostra Elisa, che sì, Paola Rizzotti sale sul palco, la nostra padrona di Veneto di Miss Italia, insieme a Raimondo, prego. Allora, venite qui al centro. Paola, com'è andata? Una bellissima serata, io penso che un inizio così, una partenza delle sezioni di Punto Miss Italia in Veneto in una serata come questa va oltre le tue vostre aspettative. Grazie a Raimondo, a tutti i comitati che ci ho seguito sempre, a tutti i vostri amici e lontani, a tutti i nostri collaboratori, e veramente è un grande piacere di partire le sezioni proprio da qui. E posso dire una cosa, complimenti a tutte le ragazze perché sono state bravissime, bellissime, e grazie ai genitori che portano. Elisa, questa sera voi che siete a casa non lo sapete, ci state guardando ovviamente attraverso i vari smartphone, quelli che sono i tablet e i computer, ci è venuto a trovare anche Elisa Tecchini, Miss Veneto 2019. Come andate, Elisa? Benissimo, è stata una bellissima serata e quasi emozionante come la mia provinciale, poi vederle, si vede che ci tengono, si vede i loro sorrisi e vi auguro il meglio. Elisa, allora io colgo l'occasione proprio per questo evento spettacolare di premiare con un nostro ricordo come associazione produttori della Liga Rosso Miss Veneto 2019. Ecco, questo è quello che noi diamo alla Miss. Spostiamo, lasciamo il centro del palco. Abbiamo detto che mascotte è Nicole Parano, la sesta classificata è Chiara Trincanato, la quinta classificata è Carolina Zavala, la quarta classificata è Marlene Bianco, la terza classificata è Pamela Conto, la seconda classificata ammessa alle finali regionali di Miss Italia di Veneto, Miss Rocchetta Bellezza, è Amalia Pereira. La prima classificata, Miss Fiore d'Inverno, Tosson di Casier, e la concorrente numero 17, Teresa Pellotto di Elisa, venga.